Allora Francesco, altra grande prestazione oggi, vittoria di prestigio contro Giustino, raccontaci com'è andata la partita. Guarda, Giustino ha un precedente in Spagna quest'anno, lo conosco molto bene, avevo perso, mi ero infortunato e oggi era la rivincita. Sicuramente Giustino è abituato a un altro tipo di palcoscenico, a tornei un po' più grossi. Io conosco le sue debolezze, ho cercato di incunearmi e ci sono riuscito. Poi lui oggi non ha giocato particolarmente bene, però forza. Un momento di forma particolarmente importante, brillante per te, visto che vieni appunto da una semifinale, da una finale future, ti manca solo vincere il torneo ora. Guarda, le finali, quando uno ci arriva, è sempre una partita molto aperta. Quella che ho giocato al Future di Pontedera contro Trevisan, che conosciamo tutti, è molto bravo, un ragazzo molto forte, e ha giocato bene. Non mi sono scoraggiato, ho preso forza da questa partita, sono andato a Innsbruck, ho fatto un buon torneo, ho perso sempre con un ragazzo sul 300, posizione ATP, e adesso vediamo chi mi tocca. Sì, e sei anche tra l'altro vicino al tuo best ranking, intorno ai 550. Guarda, del mondo che hai ottenuto a febbraio. Cosa ti manca per quell'ulteriore balzo? Mi entreranno i punti di Innsbruck lunedì prossimo, quindi avere il best ranking lo raggiungerò la settimana prossima. Questi punti mi entreranno tutti e vediamo, poi tiriamo le somme a fine anno. Grazie Francesco, grazie in bocca al lupo. Grazie a voi.